qui al Moto Days? Sì. Ok, buongiorno a tutti, siamo al Moto Days con una bionda, come si chiama? Bionda italiana. Bionda italiana perché lì prima abbiamo intervistato tutte bionde e more, cecoslovacche, straniere, cubane, addirittura una tunisina. Tu ti chiami Marina? Sì, proprio Marina. Marina, di dove sei? Sei... Sono nata qui a Roma. A Roma? Sì, sì. E siamo, sei la, una ragazza immagine, hostess, sì, di questo stand di vetture ecologiche. Esatto, vero? Elettriche. Elettriche, tu che moto hai? Moto, macchina, che cosa hai? Ma io in realtà da quando ero piccola che approvo le macchine elettriche, tant'è che a 14 anni avevo la Ligée, a 16 la Aixam. Ah, la Ligée è elettrica, è vero? Sì. Quella, le auto, quelle piccoline elettriche. Sì, poi certo, hai la Aixam anche. Sì. E sono tutte comunque vetture a energia elettriche solare. Elettriche, che fanno risparmiare, certo, anche, oltre il rispetto per l'ambiente, energia solare. Queste invece sono... Queste sono elettriche. Ci sono anche quelle a pannelli solari. Anche a pannelli solari. Sì. Quindi sei molto, diciamo, io neanche lo sapevo che esiste. Cioè, sapevo che esistevano, ma come prototipi. Invece a te camminano proprio così. Beh, no, ovviamente esistono dagli anni 70, gareggiano anche, però... E tu ce l'hai avute? Perché mio padre è ingegnere elettronico. Ah, complimenti, quindi... Quindi sì, le ha costruite proprio lui le macchine. Non in questo stand, tu, vogliamo dire il cognome, allora? Vogliamo dire e salutare papà? No, non mi sembra il caso di salutarlo, nome e cognome, non è allora, da lui. Va bene, allora quindi... Però saluto mio padre. Vabbè, quindi rispetto per l'ambiente, sì, economicità, e sì, tu che fai nella vita? E io lavoro come modella, ballerina, hostess. Cosa balli? Ballo in discoteca, quindi sul cubo? Animazione, cubista, sì. Che discoteche? In giro per Roma, ovunque. Ho capito, no, giusto, io cerco di prolungare anche per far vedere alla regia e per riprenderti il più possibile. Cosa riprende? Ti lascia, Ma, che diciamo, cosa sta riprendendo? Un po' di tutto, i tuoi capelli, il tuo corpo e anche lo stand, però sei anche simpatica e intelligente. Quindi abbiamo mandato un messaggio molto positivo in questo video, oltre che la bellezza di Marina, anche l'utilizzo e la promozione di macchine a impatto ambientale, certo, positivo, perché tu sai che l'ambiente, no? Ma veramente è un problema. È un discorso proprio a livello umano, oltre che appunto ecologico, e per risparmiare, cioè bisogna veramente farlo per il nostro presente e futuro. Certo, perché la terra è un qualcosa che ci è stato lasciato e che noi dovremmo lasciare ai, chiaro, nostri figli, no? Ovvio. E per esempio, e se si può limitare il danneggiamento, sinceramente ne vale la pena. E questi automobili, siamo nello stand Evoluzione Ecologica PMG. No, PME. PME elettrica. E il sito è PMECOL.com. E trattino Evoluzione Ecologica, abbiamo dei segui elettronici, delle biciclette elettroniche e anche questa macchina elettrica, la PME Meridiana, e anche altri segui evoluti, quindi molto bene, complimenti Marina, ti lasciamo, le faccio parlare con responsabile, come no, va bene, comunque già abbiamo detto grosso modo un po' di tutto quanto, e un saluto, ecco qui il direttore. Direttore, buongiorno, stavamo parlando con la ragazza che già ci ha spiegato parecchio del rispetto per l'ambiente, l'ecologia, diciamo, prodotti che hanno, e mi diceva che lei addirittura già aveva una macchina con pannelli solari, pensa un po'. Queste però sono tutte elettriche, giusto? Tutte elettriche, certo. Abbiamo visto anche dei segui un po' più evoluti come questo. Sì. Questo è un segui. Sì, sì. Segui praticamente quello, quello americano. Quello americano. Solo mina Dio. Questo a livello tecnologico è mezzo un po' più avanzato. Questo che ha delle cose particolari, riconoscimento col dito praticamente del mezzo, sì, personalizzato, molto più potente anche. Con ruote anche. Che velocità raggiunge? Scusa regia, inquadra a livello generale, che velocità raggiunge questo segui? Massimo 20 km orari. Questo qui, 20 km orari. Sì, sì. Comunque grande manovrabilità, io l'ho portato, ho un mio amico che comunque si occupa anche lui di segui, è molto comodo per la città. Per... Che tu l'hai provato, allora te faccio provare questo così vediamo la differenza. Magari, ma dopo vengo a provare, dopo che ho fatto alcuni video. Però la cosa interessante sono anche le automobili, no? Soprattutto elettriche. Macchine elettriche, questo è un mezzo che è uno dei pochi... Ecco, riprendiamo anche Marina intanto che riprendi la macchina. È uno dei pochi, poche vetture, che è stata omologata anche praticamente per camminare su strade extraurbane, perché questa macchina fa intorno ai 140
ai 180 km di autonomia in condizioni ottimali. È telaio tutto in acciaio, a differenza di molte altre che sono in vetroresina. Una macchina velocità di punta massimo fa 45 di legge, 45. Sì. E senza l'economizzatore fa intorno ai 65 km/h. Però capito. La macchina che c'ha l'aria condizionata, questa qui c'ha... per la città è comoda, insomma. Comodissima, sì. Poi quattro uno la carica la notte, la mattina esce. 5 ore la macchina carica. Quanto vogliamo parlare di prezzi? Questa qua, così approfittiamo per inquadrare di nuovo la Marina. Guarda, la macchina costa tutta accessoriata 12.700 euro con aria condizionata, vetri elettrici, c'ha praticamente moltissimi accessori. Ma compresa anche una centralina o niente? Si attacca direttamente alla presa 220? Si attacca come un cellulare, uguale, identico. Ah, proprio, quindi comodissimo, non c'è bisogno proprio. Plug and play, come si dice, easy go. E c'ha praticamente il fatto che ha la possibilità di avere con 4.000 ricariche praticamente sono 5 anni. Che significa 4.000? Ah, cioè sopporta, c'è una batteria, poi cambi la batteria eventualmente. Sì, no? Cambi le batterie, sì. Oh, una domanda, ha detto signor, scusi. Giorgio, che è il titolare di questa azienda, sì. Che è a Roma? Roma a Pomezia, quindi che vende queste, vogliamo dire di nuovo il nome? Una fabbrica, quindi producete proprio le auto, fantastico. In Cina, abbiamo una joint venture tra l'Italia e tra la Cina. Quindi Giappone. Avete la progettazione, la costruzione, Italia. Manodopera, esatto, immagino in Cina, che come costa tutti. Di meno, come tutti purtroppo. E appunto il sito di riferimento è pmecol.com. E signor Giorgio ha detto, volevo dire una cosa, quanto costa a livello di, cioè quanto assorbe di watt la ricarica elettronica? Allora, la ricarica completa sono 95 centesimi. Incredibile, quindi assorbe pochissimo proprio. Guarda, ti faccio. Cioè non è che scatta il contatore. Guarda, un watt. Noi qua abbiamo 2 kW. 2 kW? 2 kW. Avete lo stand a disposizione. Noi le carichiamo tutte e due praticamente. Consumano più i fari praticamente. Sì, bravo. Incredibile. Aspettavo. No, perché è importante. Io sono ignorante, credevo, vabbè, ma quanto costa ricaricare elettricamente questa 5 ore, costerà l'energia, invece no, non costa niente. No, poi macchina che paga 50% di la batteria che vale parecchio, molto, diciamo. Sì. No? Paga 50% di assicurazione, non paga il bollo. Non paga benzina, perché non paghi niente. Paga niente, giusto queste 12.700 euro, ma i parcheggi praticamente sulle fasce blu si paga niente. E a livello di meccanica, se si rompe un pezzo, uno viene da lei, no? Vabbè, la macchina ha due anni di garanzia, molto probabilmente il prossimo anno la passiamo a 3, anche perché poi usciranno dei modelli successivi, uscirà un pick up, uscirà proprio una vettura totale, perché questo è un quadriciclo, è stato calcolato come mezzo, si può portare a 16 anni? A 16 anni. Quindi veramente comodo. Oh, invece una curiosità, poi chiudiamo, signor Giorgio, un Segway come questo, quanto costruito da lei? Se mi dai del tuo, allora siamo, mi fai sentire più vecchio? Ti do del tuo? Scusa Giorgio, senza signore, no, perché è brutto, prima... Giusto. Sì. Allora, quanto può costare questo Segway che vedo bello robusto? Bello... 5.400 al pubblico. 5.400. Va bene, allora noi andiamo a chiudere in bellezza, senza nulla togliere a lei. Ancora? A te, Giorgio, scusa, andiamo a chiudere con Marina, è così. Insomma, no, chiudiamo in bellezza. Comunque è stato molto utile questo video. Poi... Ok, grazie, a dopo. Poi dico una cosa dopo. Okay.